Siamo qui con Brunella Filì, regista degli spettacoli A Scatola Chiusa che sono stati presentati dal Teatro Pubblico Pugliese. Il comparto della cultura quindi ha dovuto fare di necessità virtù a tempi del Covid. Esatto, diciamo che è stato proprio una sorpresa anche per me quando me lo hanno proposto e ho intuito subito che si sarebbe potuto creare quasi un nuovo linguaggio che cercasse di restituire attraverso la regia l'autenticità del teatro dal vivo che purtroppo non possiamo godere e l'intensità di uno sguardo cinematografico. Quindi diciamo che questo è un lavoro che per me è anche un omaggio ai teatri e cinema che oggi sono chiusi purtroppo per il distanziamento sociale. E indovina chi viene a scena, potrebbe essere anche riproposto dal vivo oppure è stato creato solo per il digitale, insomma per l'online? Io credo che questo sia un tipo di spettacolo che funziona bene in streaming per come lo stiamo creando, perché lo spettacolo dal vivo è un'altra cosa. In questo, che è destinato proprio allo streaming, stiamo proprio creando un qualcosa di nuovo. Quindi diciamo attraverso dei primi piani, stando proprio con le telecamere sul palco, non sarebbe possibile chiaramente farlo dal vivo, però chi lo vede da casa si sente veramente trasportato all'interno del mondo del teatro e delle compagnie, quindi magari ne sente anche un po' la nostalgia, diciamo, e per tornare quanto prima a godere degli spettacoli dal vivo. E quindi cosa si prova a ritornare in un teatro che comunque è sì dal vivo, però non c'è il pubblico? Certo, allora per me è stata una grandissima emozione adesso poterci tornare per lavorare e ho sentito subito la mancanza di questi luoghi del cuore. Sì, è stato molto emozionante, però appunto quello che manca e che ho cercato anche di restituire alla fine degli spettacoli è chiaramente il mancato applauso, perché è stata una scelta voluta proprio per rimarcare che è una situazione temporanea, vogliamo tornare ad applaudire dal vivo nei teatri.